Ciao Voglio, siamo giunti ad un altro video di Yahweh e Yahushua, anche se da ora in poi ci interesseremo e parleremo esclusivamente di un solo personaggio, Mosè. Ora, per chi non lo sapesse, il Pentateuco con i cinque libri sarebbe l'equivalente, ossia è la Torah, la legge mosaica. Ma da dove si evince che Mosè è stato lui un impostore? E il mondo in cui noi viviamo, con tutto il male che ne consegue, è proprio opera sua. Lo si evince dai papiri di Berlino. Nel 1887, una povera contadina egiziana, scavando in cerca di mattoni di fango ricchi di sebac, con cime nitroso, sul colle di Tell el Amarna, a metà strada tra Menfi e Tebe, rinvenne molte centinaia di antichissime tavolette di argilla cotta, su cui erano tracciati caratteri cuneiformi in lingua Accadu, mai trovati prima in Egitto. Nessun mercante volle quelle tavolette che furono ritenute false. Quando dopo qualche anno ne fu stabilita l'autenticità, se ne poterono ritrovare solo 200 esemplari interi. Erano le copie dei messaggi diplomatici inviati dai faraoni Amenofi III e Amenofi IV, ossia Akhenaton, ai governatori dell'Anatolia, della Siria, della Babilonia, di Cipro, della Palestina e del paese dei Mitanni. Quegli scritti risalivano alla metà del secondo millennio a.C. Si capì che in quel luogo era sorta la biblioteca di Akhenaton e il suo archivio. Altre due biblioteche il giovane colto faraone aveva fondato, una in Siria e l'altra in Etiopia, nella città santa di Aksum. Oggi lo strano faraone, che gli antichi giudicavano fuori di mente, è da alcuni studiosi moderni ritenuto maestro di Mosè. In quattro papiri trovati nei pressi di Gurab si parlava di un Mosè, che veniva definito proprietario di greggi presso la corte faraonica e anche ricco possidente di bestiame. Si parlava in quegli scritti di alcune transazioni intercorse tra questo Mosè, proprietario di bestiame, e vari proprietari di schiavi in tempi differenti, tra il 20° anno di regno di Amenofi III e il 4° di Akhenaton. Nell'anno 27 Mosè diede pecore e buoi a Neb-Mei, proprietario di schiavi, in cambio di particolari servizi dei suoi schiavi addestrati e agguerriti. Questi schiavi venivano definiti predoni e mercenari, ossia Mariannu in copto. Altre transazioni vennero fatte lungo un periodo di 15 anni, pecore e buoi del pastore Mosè, in cambio di numerosi schiavi addestrati. Quelle transazioni furono riportate dallo scriba di corte Tutu, papiri di Berlino, 9784-9785. Il proprietario di greggi Mosè era divenuto proprietario di schiavi. Il secondo di questi due papiri ci fa capire che nessuna di quelle transazioni era un semplice baratto. Buoi e caproni appartenenti a Mosè, grande bovier, venivano scambiati non solo con schiavi, ma anche con misteriosi e non chiaramente specificati servizi futuri che venivano solennemente promessi. Queste transazioni sono davvero strane. Tra i papiri di Berlino esiste il verbale di un processo in cui il mercante di schiavi viene accusato e trovato colpevole per non aver assolto la propria parte del servizio futuro, relativo al contratto fatto con Mosè. Poi il servizio misterioso risulta effettivamente effettuato da parte del mercante di schiavi. I documenti relativi a queste transazioni vennero chissà perché conservati e così sono giunti fino a noi. La Bibbia, in molti passi del Pentateuco, ci fa apparire Mosè come un esperto macellaio. I libri di Enoch e il manoscritto di Melchisedec, da me riportato, e molti scritti biblici profetici, specialmente Isaia, ci parlano del ribrezzo che Dio prova per i sacrifici cruenti di animali a lui offerti sugli altari. Mosè questo ribrezzo lo sposta da Abele, sacrificatore di animali, a Caino, contadino, che offre a Dio i prodotti delle sue terre.
L'assassino nello scritto mosaico diventa Caino. Dio dice in Genesi 1:29: ecco, io vi do ogni erba, ogni seme, ogni frutto vi servirà da cibo. Poco dopo, in modo molto contraddittorio, Dio afferma in Genesi 9:3: tutto quello che si muove e ha vita sarà vostro cibo, solo non mangerete la carne che abbia ancora vita, cioè il sangue. Mosè, abile macellaio, insegnò alla sua gente a togliere il sangue dalla carne, un compromesso che dura da più di 3.000 anni. Mosè ci ha regalato la paura della morte. Ecco le prime bugie della Bibbia, Genesi 3, 14, 4, 12. Il Dio dice, sia la luce, e la luce è creata. Vede Dio che la luce è buona. L'universo viene diviso in due. Uno dei due semi-universi è tenebroso e il falso Dio inventato da Mosè lo degrada. Il Signore di Mosè parla al serpente e lo condanna. Sii maledetto tra tutti gli animali. Il regno animale viene diviso in due, animali puri e animali impuri. Il Signore di Mosè parla della donna e la condanna. Partorirai con grande dolore. Il sesso viene diviso in due parti, non più in armonia. Il maschio dominerà su di te. Il Signore di Mosè parla all'uomo e lo condanna. Hai dato retta alla donna. La terra sarà maledetta per causa tua. Sei polvere e polvere ritornerai. Il Signore di Mosè parla a Caino e lo rifiuta. La discendenza viene divisa in due, buoni e cattivi. I Caini sono cattivi, gli Abeli, sacrificatori di bestie e macellai, sono buoni. D'ora in poi si dovrà credere che Dio voglia che esistano popoli dominatori e popoli dominati. Nasce l'idea del popolo eletto, nascono gli omicidi sacri, nascono le guerre sante, nascono le terre promesse, nascono i falsi messia. L'idea del Messia sparisce sostituita dall'unto del Signore. L'uomo crede di vivere su un granello di polvere che chiama mondo. Crede di essere lui stesso un infimo granellino. Crede che Dio gli abbia detto polvere eri e polvere ritornerai. L'uomo si annoia. Passa il tempo a contrastare altri uomini e spesso giunge ad ucciderli. È convinto di dover usare per paura perennemente aggressivo e di dover fare sempre i conti con le guerre. Pensa, le guerre ci sono sempre state. Ma sul nostro pianeta, così sconvolto da sembrare un campo di battaglia, luccicano straordinari oggetti incredibilmente perfetti, che da una remota epoca misteriosa ci parlano di un tempo in cui gli uomini non si uccidevano tra di loro, ma si rispettavano, perché qualcuno aveva instillato nelle loro menti ancora primitive le regole per fare funzionare in modo felice la vita. Orme divine ho chiamato questi oggetti, ricordo di un mondo perfetto. Enoch dice: non crediate che Adamo sia stato un solo uomo, è il simbolo della totalità dei primi uomini e l'umanità dei quattro punti cardinali, Adam. Ma ben presto si fa sentire il rigurgito dell'età della pietra e così inizia la storia degli accapigliamenti totali. Nuova condizione di essere e di vivere, scaturisce liberalmente e con molta compiaciuta fierezza il peggiore dei sentimenti, l'odio, che si scatena in ira tremenda. I poeti incominciano a cantare questa ira funesta che è causa di doglie infinite. Negli antichi testi biblici, a cominciare dai cinque libri di Mosè, il Pentateuco, la parola odio ricorre sempre. Così come in un tessuto compatto si scopre sempre in ogni punto la trama. Caino odia Abele, i fratelli odiano Giuseppe, Esau odia Giacobbe, Davide odia gli Ammoniti, gli ebrei odiano i Cananei. Tutti odiano, tutti. Mosè ha avuto molti precursori e molti seguaci. Sembra che questo odio che si scatena in ira omicida provenga direttamente da Dio. Uccidete, Dio lo vuole, anche in deroga ai comandamenti.
Dio ci ha destinati all'ira? È difficile accettare l'idea che la mente umana non funzioni e che l'uomo sia ammalato di pazzia. Gli uomini sono pazzi perché sono stati spaventati a morte da qualcuno. Qualcuno che ha regalato loro la paura della morte. Non è stato difficile scoprire come sono andate le cose. La vera difficoltà è stata intraprendere una ricerca che sembrava assurda e irriverente. Giordano Bruno fu arso vivo a Roma in Campo dei Fiori nel 1600 proprio per aver effettuato una simile irriverente ricerca. Ora sappiamo, ma è difficile è il cambiamento di pensiero. Ardua è la metanoia. Solo cambiamento di pensiero si può scoprire con sorpresa che non esiste nessuna legge naturale che ci spinga a farci guerra l'uno con l'altro, per affrontare e risolvere problemi che in realtà non esistono e si segue la strada giusta. La pazzia dell'uomo è estremamente contagiosa. Qualcuno disse: bastano 20 persone volontariamente pazze, tutte allo stesso modo e con gli stessi scopi, per consegnare il mondo in mano ad assassini assetati di potere. Questo pensiero distorto e distorcente si è infiltrato secolo dopo secolo nella scelta dei cibi, dei libri, dei pensieri, nelle immagini che vediamo stando seduti in poltrona, in salotto, nei suoni che sentiamo, nella stessa aria che respiriamo. Ciao, voglio.